La vostra posizione sulla tassa di soggiorno mi sembra abbastanza netta, sono volate anche parole importanti, una gestione quasi da feudo, è stato scritto in un comunicato stampa. Che cosa farete? È così perché la tassa di soggiorno è una tassa di scopo e a differenza di IMU, TASI, TARI, che sono altri pericoli che incombono sugli operatori economici che rappresentiamo, va investita e destinata per iniziative a sostegno del settore sulla quale grava, cioè il turismo. Prevedere la tassa di soggiorno che si escludeva fino a pochi giorni fa per il 2014, nel quale si farà in tempo a incassarla ma non certo a investirla, vuol dire prendere questi soldi per qualcos'altro che non sia investire nel turismo. Tutta questa voglia di investire nel turismo improvvisa e sospetta, secondo noi serve ad altro, cioè a ripianare le dissestate casse del Comune di Arezzo. Che cosa farete? Sono previste iniziative forti come quella di una serrata? Mercoledì c'è l'assemblea generale di tutti gli operatori del settore alberghiero della città di Arezzo e decideranno il da farsi. Si parla di iniziative forti perché questo noi lo riteniamo un sopruso. Ecco, quando il sindaco dice questa tassa ce l'hanno anche comuni limitrofi come ad esempio quello di Bucine? Ma naturalmente i comuni, ognuno può fare ciò che vuole. Noi riteniamo che i comuni più importanti sia sbagliato l'introduzione di questa tassa, tanto più che non c'è nessuna ragione per cui essa venga introdotta. Perché? Per quale ragione? Per quale servizio al turistico? Io credo che è un ulteriore modo per far cassa, appunto. Poi se lo fa Bucine, è un comune a cui noi abbiamo detto che non eravamo d'accordo, ma nella sua autonomia era presa la decisione. E quindi lo diremo a Arezzo.